Non v'è mondo al di fuori delle mura di Verona. C'è solo purgatorio, c'è tortura, lo stesso inferno. Bandito da qui è come fossi bandito dal mondo, e l'esilio dal mondo vuol dire morte. Una città che trasuda storia e mistero, una città simbolo di identità e cultura, conosciuta ormai in tutto il mondo. Quanti poeti hanno cantato le sue gesta, quanti letterati ne hanno riempito d'inchiostro le pagine dei propri libri, quanti storici nel tempo le hanno scrupolosamente studiata, custodendone gelosamente i segreti più misteriosi. I suoi vicoli, le sue piazze, i suoi monumenti, rimasti pressoché intatti con il passare del tempo, ci accompagnano in un viaggio attraverso epoche diverse, in un continuo susseguirci di imperi, di regni, di signorie e famiglie che hanno difeso e preservato le sue mura, la sua storia e i suoi più occulti misteri. Una città tutta da scoprire, da ispezionare nei suoi minimi dettagli, una città magica. Le sue origini furono pressoché sconosciute fino alla seconda metà del Novecento, quando degli storici coraggiosi ebbero modo di cimentarsi nella scoperta e nell'approfondimento delle stesse. È proprio da qui che inizieremo il nostro viaggio. Da qui parte l'avventura di Zitalè, da Verona, città sacra agli dèi, tra origini occulte ed esoterismo. Il nostro percorso con il canale YouTube Zitalè. Proprio ora ci troviamo a Montorio, cittadella sita appena al di fuori delle mura scaligere, comune autonomo fino al 1927 che venne poi inglobato in epoca fascista all'interno del comune di Verona. Ad oggi è una frazione che dista in linea d'aria a circa 6 km dal centro storico della città. Ebbene, la domanda che sorgerà spontanea ad ognuno di voi sarà: perché, se l'argomento centrale di questo nostro primo appuntamento sono le origini di Verona, siamo a 6 km di distanza dalla stessa? Beh, la domanda è più che opportuna e la risposta del resto non è poi così difficile da ottenere. Quello che vedete alle mie spalle, questo grosso ammasso di pietra che sto toccando proprio in questo momento, non è altro che il famoso Pilotone, un esempio di betilo, un megalite, parola greca che significa grossa pietra, di origine prettamente sacra. I betili come questo, in età antica, soprattutto se posti in coincidenza di un cammino vulcanico, come nel nostro caso, designavano propriamente un luogo toccato da Dio e avevano lo scopo, con la loro forma fallica, di propiziare fertilità. La loro posizione strategica, inoltre, dava la possibilità all'uomo di seguire gli spostamenti degli astri, di creare un calendario ed anche un orologio solare, lunare e stellare. I recenti studi condotti dal professor Grancelli nella prima metà del Novecento, approfonditi e perfezionati poi da altri studiosi, hanno rivelato che la sua origine sia collegata con tre villaggi esistenti nell'età del Bronzo Medio, circa 1500 a.C., che vennero fondati proprio nella zona in cui successivamente nacque la città di Verona. Il professor Grancelli sostenne per lo più che il nostro Pilotone fu uno dei punti di riferimento, probabilmente uno dei più importanti da un punto di vista propiziatorio e divino più che strategico, del piano di fondazione di Verona romana. Sappiamo quanto il culto solare fosse di tale importanza in epoca antica, simbolo propiziatorio e di vita. Il sole donava energia e protezione a tutti coloro che lo adoravano e lo divinizzavano.
Pensiamo ad esempio al culto vitraico, di cui avremo modo di parlare nelle prossime puntate, culto che si sviluppò maggiormente proprio in epoca romana, quando venne anche fondata questa città. Per gli stessi romani il moto del sole rappresentava una sorta di guida, di sigillo divino. Le città fondate in epoca romana, nella maggior parte dei casi, dovevano sviluppare la propria centralità rispettando il moto del sole, nel pieno rispetto del calendario solstiziale, e proprio Verona è uno degli esempi più lampanti. Verona ha origini sconosciute. Sappiamo per certo che venne fondata sulle pendici del Colle San Pietro, prima ancora che i Romani estendessero il loro impero. Ma arriviamo proprio ai Romani. Sappiamo per certo che questi nel 148 a.C. costruirono la via Postumia, che collegava Genova ad Aquileia, che attraversava l'Adige in uno dei suoi punti più sicuri, su cui sorgerà successivamente Ponte Pietra. Sappiamo che fortificarono quel passaggio, proprio quello che collegava l'Adige all'altra zona della città, con un oppidum, e sappiamo che attorno alla metà del primo secolo a.C. fondarono una città nuova sulla riva destra del fiume e mantennero il nome che sempre aveva avuto, appunto Verona. Dopo questo breve percorso storico informativo, appunto sulla fondazione della città di Verona, è giusto sottolineare che sembrerebbe che la fondazione della città abbia dei risvolti esoterici e alquanto misteriosi, legati agli aspetti cerimoniali e alle conoscenze ormai dimenticate degli antichi auguri e cromanti, sacerdoti e tecnici preposti alla scelta del luogo e al disegno delle nuove città. Ed è proprio dopo questa breve considerazione che ritorniamo qui al nostro piloton. Sulla linea degli studi dei Grancelli, che abbiamo citato prima, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, vennero scoperti dei collegamenti molto interessanti tra il nostro Betilo e la città di Verona. Secondo lo studioso, infatti, vi era una strana coincidenza tra la colonna di pietra e la toponomastica romana della città, una ipotetica linea che avrebbe collegato la colonna in questione con alcuni luoghi caratteristici della città di Verona. Ci avvaliamo di questa cartina per comprendere meglio la cosa. Allora si parte dal piloton, che è pressoché in questa zona, per arrivare e scendere verso la chiesa di San Giovanni in Valle, dedicata al Battista, dove sorgeva l'Orphanum, un luogo sacro in epoca romana, i cui resti si possono ancora osservare dietro all'abside dell'attuale chiesa. Si scende verso la zona dove probabilmente in antico sorgeva una struttura idraulica di cui è rimasto il toponimo, la Chiavica. Proseguiamo verso Piazza Erbe, dove v'è l'edicola, l'antico foro romano. Arriviamo alla porta di Corte Farina, dalle origini romane, per scendere poi verso sud-ovest, nel monastero dismesso di Santa Lucia, nei pressi di Porta Palio, per poi giungere oltre e arrivare alla chiesa e al sobborgo di Santa Lucia Extra. Ebbene, questo allineamento ha attirato l'attenzione di molti, poiché coincide con la direzione dell'alba del solstizio d'estate verso nord-est e il tramonto del solstizio d'inverno verso sud-ovest. La stessa dedica alla chiesa di San Giovanni Battista, legata alla luce, quindi alla nascita del sole, e a Santa Lucia, legata al buio e al tramonto dello stesso, non sembrano affatto casuali. Secondo i Grancelli abbiamo anche un secondo allineamento, che si interseca con il primo proprio nel punto della Chiavica. Lo stesso partirebbe dall'angolo meridionale delle mura romane, site tra via Loncino e Stradone San Fermo, toccando un edificio di forma circolare, l'Oreum, il granaio della città che venne rinvenuto dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale in via Stella, tagliando successivamente la zona della Chiavica, il centro del piazzale del Colle di San Pietro, per poi giungere un luogo carico di energia e di spiritualità, l'ipogeo di Santa Maria in Stelle, un'antica fonte romana, luogo di culto pagano e successivamente paleocristiano. Oltre a questi ultimi, un terzo allineamento è riscontrabile, partendo da Porta Leoni, passando per Piazza Erbe, fino a giungere all'estremo di San Rocchetto, sopra Quintano, una collina ricca di storia ed un passato ormai perduto. Lungo la direttrice principale, quella che va da San Giovanni in Valle verso Santa Lucia Extra, ci sarebbe addirittura sviluppato l'impianto e la scacchiera che caratterizza non solo Verona, ma molte altre città
che vennero realizzate in epoca romana. L'allineamento con il solstizio, che parte appunto da qui, dal piloton di Montorio, il cui vero motivo resta ancora un mistero, andrebbe addirittura a sostenere la tesi che l'antico decumano Massimo non si sviluppasse lungo l'attuale corso Portoni Borsari e via Santa Anastasia, in epoca romana appunto via Postumia, ma piuttosto lungo via Pellicciai e via Santa Maria in Chiavica. Ebbene, dopo aver minuziosamente esaminato le testimonianze storiche che ci hanno fornito gli studiosi che hanno approfondito queste pagine così misteriose e sconosciute della storia di Verona, comprendiamo quante cose questa città debba ancora svelarci. Una curiosità fondamentale che ci porta verso la conclusione di questo primo video molto interessante è che nel 1950 lo studioso Giovanni Solinas misurò il megalite riportando che la misurazione della sua altezza aumentava a 3,20 m, ma come potrete notare ad oggi il piloton è di gran lunga ridotto. È provato infatti che proprio negli anni successivi alla scoperta di questo reperto storico, dopo la metà del Novecento, dopo che venne apportata la misurazione meticolosa del piloton da parte degli studiosi, un fulmine cadde sullo stesso, riducendolo drasticamente. Un caso? Beh, questo non potremo mai saperlo, ma è interessante provare a interpretare il fulmine come un segno di vita. Un potente sigillo posto su di un megalite così importante, con valenze esoteriche che del resto aveva una traduzione etimologica ben precisa, cioè quella di luogo toccato da Dio, dal quale tutto è benissimo.